assistenza e il supporto della società civile, a cui io rivolgo proprio il mio appello affinché queste realtà cittadine possano essere sicure. Noi concorreremo sicuramente con tutte le nostre forze e tenete presente che occuparci anche di queste cose in maniera così massiva della cosiddetta sicurezza urbana è qualcosa che per noi comporta un sacrificio ulteriore rispetto a tutte le attività che vengono poste in essere in questo territorio, che sicuramente è un territorio problematico che offre una serie di criticità innumerevoli. Io sono presente a questa conferenza solo perché volevo lanciare questa sorta di messaggio. Nessuno deve dire che le forze di polizia trascurino questo territorio, perché noi avremo bisogno anche del supporto di tutti quanti voi e della società civile, perché voglio dire, i servizi che noi realizziamo con ordinanza del Questore tutti i santi giorni sono servizi che mi auguro siano innanzitutto visibili alla cittadinanza, ma che la cittadinanza prenda proprio consapevolezza di questo sforzo enorme che le forze di polizia, buongiorno, a competenza generale, fanno affiancando la polizia locale, che vi ricordo a me innanzitutto, che come dire, è la prima forza di polizia che deve occuparsi di sicurezza urbana. Certamente un episodio che macchia molto purtroppo l'immagine della città, però è un episodio che è stato risolto in pochissimo tempo, per cui io faccio un plauso agli investigatori, ma soprattutto un plauso all'autorità giudiziaria, al Procuratore della Repubblica sia di Foggia che al Procuratore della Repubblica dei Minori, i quali hanno preso a cuore questa vicenda, come d'altra parte andava fatto perché si tratta di un episodio gravissimo che necessitava assolutamente di una nostra risposta. E la risposta è venuta in maniera forte ed è venuta soprattutto in tempi rapidissimi. I fatti si sono verificati in Piazza Mercato, luogo della Movida Foggiana. I ragazzi coinvolti sono tre appena maggiorenni e due minorenni, e i reati contestati sono il tentato omicidio e la rapina, aggravati dai motivi abietti e dalla crudeltà. Dalla crudeltà, perché dalle immagini del sistema di servizio di sorveglianza abbiamo visto che quando la vittima era ancora a terra, i giovani hanno continuato a infierire sulla vittima, chi gli ha sputato addosso, chi gli ha dato un calcio sulla testa e chi addirittura gli ha spento una sigaretta sull'addome. Paramafiosi è un termine che ha utilizzato il GIP nel provvedimento, nell'ordinanza di custodia cautelare, per evidenziare il fatto che la violenza è stata, compiuta soltanto per poter affermare la fama criminale e il controllo sulla piazza. Ecco perché il GIP ha utilizzato questo termine. Non avete nessuna testimonianza. Testimonianze purtroppo non ci sono state, le indagini sono basate esclusivamente su attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria e sulle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Poi le indagini sono state coordinate in maniera, sagace dalla Procura della Repubblica di Foggia.